Ah sì, sì, grazie. Allora, volevo ringraziare il consigliere Figliomeni per aver ringraziato i presidenti di seggio, perché io sono stato presidente di seggio per 10 anni e ho vissuto in prima persona il disagio, ma no, il disagio, soprattutto nell'ultima elezione è stato dovuto soprattutto alla pandemia. Disagio dell'ultimo referendum e quindi io ho partecipato, ma diciamo è vero che ci vuole una sorta di formazione, perché in questo caso mi è capitato di mettere tutta la mia esperienza degli anni precedenti per poter fare il ruolo di presidente, segretario, scrutatore, perché chiaramente non si possono formare tutte queste figure se il seggio viene aperto alle 7 di sera, alle 4, ma alle 19 di sera e chiude alle 9 e mezza. Quindi che succede? Che chiaramente ci vuole un'esperienza, il presidente deve essere di forte esperienza come me, in questo caso che ho preso in mano la situazione, ho fatto aprire il seggio andando alle 6 di mattina perché da solo, perché chiaramente erano tutti stanchi e ho chiesto al carabiniere di darmi le chiavi comunque, perché io non potevo aspettare, non avrei fatto votare, ma comunque dovevo aprire perché non c'erano le schede, non c'erano i registri per gli elettori, non era pronto niente sui tavoli. Quindi ho fatto tutto questo e poi sono arrivati qualcuno a dare una mano, quindi diciamo, questa esperienza diciamo, è stata importante ma anche molto significativa, per il fatto che ci vuole una grande esperienza per condurre queste elezioni in porto. Ed era successo anche nelle altre elezioni precedenti. Io diciamo, sono stato presidente in via Pietro Antonio Miceli alla scuola e, per un po' di anni, e quindi ho vissuto anche le politiche. E, insomma, ecco, questo volevo dire solamente come testimonianza di un importante ruolo che hanno tutti quelli che i componenti del seggio. Ecco. E io a un certo punto ho voluto intervenire, però ringrazio tutti e sono stato ringraziato dagli elettori, perché ovviamente non si aspettavano di trovare il seggio aperto e ben controllato e tutto quanto. Niente, bene, arrivederci a tutti, saluto, grazie.